È una missione da ringhio quella Valencia, perché insomma la piazza è grande, ma è anche una piazza molto esigente, e il club da qualche tempo ha un filino smobilitato, per cui non è che abbia tutta questa ricchezza a disposizione. Però può anche essere uno scenario in cui la sua grinta motiva dei giocatori che hanno delle qualità. Poi però in questo campionato, per far strada, devi avere tanta qualità, devi avere tanto gioco. Il Valencia non ha proprio così tanta qualità. L'hai sentito tu, Ambro, in queste settimane? Poi ci sono scritti un paio di messaggi, stranamente carico. No, ma lui in quelle situazioni si esalta. Guarda, gli piace, lui ha bisogno di risentirsi vivo come uomo, come allenatore. Lo spagnolo com'è, lo sai? Lui lo sa benissimo. Lo benissimo? Che ne so. Lo impara. La conferma arriva adesso, perché i nostri colleghi di DAZN Spagna l'hanno intervistato dopo la vittoria del Valencia. Aspettative molto alte sullo spagnolo. Secondo me lo sa. Sì, basta aggiungere la S. Poi in grado. Ora, vabbè. No, ascoltiamo Gattuso dopo l'1-0 del Valencia. ¿Qué estar más orgulloso, de la primera mitad, esa presión y ese juego ofensivo, o de la segunda mitad y esa capacidad de resistencia y de competir? Todas las dos. Seguramente el primer tiempo hemos buscado un gran partido, hemos hecho una buena presión, hemos buscado muy bien, los primeros cinco minutos no, pero después, cuando el equipo ha perdido el Rai, ha buscado con corazón, con organización, soy muy contento. Perdona de mi español, ¿eh? Espectacular el español de Gattuso, vamos. Y yo creo que la segunda parte, también incluso la primera, pero en la segunda parte yo creo que se ha mostrado esa energía que tú transmites desde el banquillo. No, yo pienso que tengo chavales que están trabajando de 45 días de una manera impresionante. Trabajan muy bien, escuchan todo el día lo que vamos a proponer. È normale che dobbiamo terminare l'equipo, penso che se arrivano 2-3 giocatori per noi è meglio. Gattuso, muchísimas gracias. Grazie a voi, buonas noches. Grazie, applausi. Va in vacanza sempre in Spagna. Stava a casa a Marbella, sì, forse per quello. Infatti, però ha l'accento forse un pochino più andaluso che valenziano, però... È vero, anch'io l'ho notato, te lo volevo dire, poi mi ha anticipato nel mangiare certe consonanti all'interno della parola. È quello, bravo. Bene, bravo, bravo Gattuso. Questo credo il gol vittoria. Calcio di rigore Soler. Sì. Punizione di Castillejo? Sì, sembrava. Sembrava lui, e poi appunto calcio di rigore, vittoria per 1-0. E tutti gli auguri ovviamente a Gattuso per la nuova esperienza all'estero.